Il paradiso delle signore, trama del colazione speciale per Marcello e Armando. Il paradiso delle signore continua a collezionare un successo dopo l'altro in termini di ascolti TV, appassionando i telespettatori con le sue trame avvincenti. Le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 25 gennaio 2023 raccontano che Vito sarà in ansia per il segreto che sta nascondendo a Maria e che avrà paura di rivelarle dopo il bacio che finalmente arriverà. Nel frattempo, Umberto sorprende Flora accettando la cena a quattro con Ferdinando e Ludovica, organizzata per festeggiare il loro fidanzamento. Svolta per Marcello che, dopo aver accettato la proposta di Adelaide di acquisire una grossa cifra per la vendita di Palazzo Andreani, si convincerà a rimanere a Milano, sebbene costretto a vedere Ludovica al fianco di Torrebruna. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 25 gennaio vedranno Maria e Vito al settimo cielo, dopo il bacio tanto atteso. Tuttavia, il giovane Lamantia sa di avere ancora un retroscena sul suo passato del quale Maria non è a conoscenza e la paura di perderla sarà tanta. Che cosa deciderà di fare Vito? Continuerà a nascondere la verità alla bella Puglisi o troverà il coraggio di metterla al corrente di ciò che c'è là nel suo passato? L'ansia lo assalirà. Tancredi ha intenzione di riconquistare del tutto Matilde e sa che deve darle fiducia. Proprio per questo, decide di assistere alla creazione della nuova copertina del Paradiso Market. La cena per il fidanzamento a quattro rischia di saltare. Se Ludovica e Ferdinando sono felici di partecipare all'evento, non lo è altrettanto il commendatore, che nutre diverse perplessità. L'indecisione di Umberto fa soffrire Flora, che teme in un suo ripensamento dell'ultimo minuto. Come svelano però le anticipazioni il Paradiso delle Signore, Guarnieri cambia idea all'ultimo minuto e accetta di presenziare alla cena, con grande gioia della bella Ravasi. Marcello era deciso a lasciare tutto per trasferirsi in Australia, non avendo più stimoli a Milano. Specie dopo che Ludovica l'ha stroncato, negandogli ogni possibilità di un ritorno di fiamma. A fermarlo è stata Adelaide, che gli ha proposto di incassare una grossa somma di denaro dopo la vendita di Palazzo Andreani. Barbieri diventerà ricco e potrà far svoltare la sua vita. Armando e Salvatore saranno felicissimi e nella puntata Il Paradiso delle Signore del 25 gennaio si concederanno una colazione speciale per festeggiare la nuova vita di Barbieri.